Signore ti ringraziamo perché per il sangue che Gesù ha sparso sulla croce del Calvario, per il suo sacrificio, per la vita che Egli ha sparsa per noi e ha offerta, noi siamo salvati. E stasera in quest'ora veniamo dinanzi a Te per adorarti in spirito e verità. Grazie Signore come ci hai ricondotto qui e Ti preghiamo, fa che ancora una volta in quest'ora possiamo essere benedetti dalla Tua presenza, rallegrati dalla Tua parola per gioire dinanzi a Te. Rimani con noi, guidaci per lo Spirito Tuo in questo culto e noi Ti adoriamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vogliamo cantare l'inno 178. Quale gioia, quale piacere sono sul retto sentiero e la mano del Signore è su di me. Il segreto del mio zelo è che vivo per il cielo e il Consolatore dimora in me. Gloria al Signore. Ora la parola di Dio e leggere nel libro del profeta Ezechiele, Ezechiele capitolo 47. Ed egli mi rimenò all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano di sotto la soglia della casa dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava d'oriente e le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. Poi mi menò fuori per la via della porta settentrionale, mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda oriente, ed ecco le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti, mi fece attraversare le acque ed esse arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse arrivavano alle ginocchia.
misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano fino ai fianchi, ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate ed erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guadare. Ed egli mi disse, hai visto figlio d'uomo? E mi ricondusse sulla riva del torrente, tornato che vi fu, ed ecco sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro, ed egli mi disse, queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare, e quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane, e avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque giungerà il torrente ingrossato vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. E dei pescatori staranno sulle rive del mare, da Engedi fino a Englaim, si estenderanno le reti, vi sarà del pesce di diverse specie, come il pesce del Mar Grande, e in grande abbondanza, ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale. E presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno dei frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario e quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. E il verso 9, l'ultima parte, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. È interessante questa visione di Ezechiele perché parla della gloria del regno del Messia, ma a parte l'aspetto dispensazionale profetico diretto a Israele, profeticamente e spiritualmente rivela la gloria del regno di Cristo, il Salvatore del mondo. Al tempo di Ezechiele esisteva una piccola sorgente intermittente, cioè che dei momenti zampillava e dei momenti no, sotto il tempio che alimentava la famosa piscina di Siloe che noi conosciamo nel Nuovo Testamento, tant'è vero che nell'Antico Testamento si parla che le acque di Siloe scendono e scorrono placidamente e formano un piccolo torrente che va a disperdersi nella landa desolata che va verso il Mar Morto e non riesce assolutamente a produrre nulla perché l'acqua è poca. Ma qui invece Ezechiele vede qualcosa di nuovo, vede la gloria di Dio, vede la potenza di Dio, vede questo torrente che diventa un fiume potente che arriva fino al Mar Morto e dal Mar Morto prosegue fino al Mediterraneo, rendendo sano tutto quanto un territorio desertico tremendo. Non parla questo spiritualmente della prima grande diffusione del messaggio dell'Evangelo per mezzo dell'azione dello Spirito Santo, un messaggio che raggiunge in breve il mondo, ma parla anche di qualcosa che è ancora più importante per te e per me stasera, parla di un'azione ancora più personale, parla dell'effusione dello Spirito Santo che raggiunge ovunque e dovunque raggiunge riesce a produrre vita. Stiamo parlando del torrente santo.
Stiamo parlando di quest'opera grande che lo Spirito di Dio rivela profeticamente a Ezechiele. Intanto scopriamo che questo torrente santo è un torrente che ha uno sviluppo rapido. Ogni 1000 cubiti, 500 metri circa, il torrente cambia profondità e nello spazio di circa 2 chilometri il torrente arriva dalle calcagna fino a non poter essere più attraversato, ma è tanto profondo che deve essere attraversato a nuoto. Ed è interessante che questo sviluppo sia rapido perché viene a dirci qualcosa di molto importante. L'opera di Dio non è un'opera lontana da noi, non è un'opera tanto difficile che non può assolutamente avvenire nel tempo, ma ognuno di noi, anche camminando, fa facilmente 2 chilometri, non è vero? Ed è interessante che in questo breve spazio che è la nostra vita e che sono le nostre esperienze possiamo passare d'esperienza in esperienza fino a sentire che lo Spirito di Dio riesce a controllare la nostra vita. Lo sviluppo è rapido, come è stato rapido, dice qualcuno, il piano della redenzione, vi ricordate? Ad Adamo Dio promise un Salvatore, però ad Abramo la promessa è ancora più evidente, come l'acqua alle calcagna, diceva qualcuno. Poi a Mosè la promessa è ancora più precisa, è come l'acqua alle ginocchia. Poi a Davide la promessa è ancora più personale, come l'acqua ai fianchi. Ma grazie a Dio, ai discepoli, la promessa è una promessa perenne ed abbondante, come quella della Pentecoste, quando in realtà la presenza e la potenza di Dio possono intervenire nella vita degli uomini e controllarla, o essere controllati dallo Spirito di Dio. Sarebbe magnifico, vero? Ma si può. Siate ripieni dello Spirito. Non credo che Dio parli a vuoto, o ci venga a presentare cose sublimi soltanto per farci romanticamente interessare a qualcosa che è inarrivabile, inaccettabile. Egli viene fino a noi per rendere possibile l'esperienza profonda con Lui. Quest'azione spirituale, progressiva dello Spirito Santo, quando ci accostiamo al Signore, siamo introdotti in un nuovo campo, in una dimensione nuova. Ora qualcuno traduce qui le acque alle calcagna, l'originale dice le acque che appena bagnano la pianta del piede. Ed infatti l'esperienza della salvezza è così. La prima cosa che avviene con la nuova nascita è che lo Spirito di Dio riesce a controllare tanto i nostri piedi che dopo la nostra conversione immediatamente noi camminiamo nelle vie di Dio, o no? Non è qualcosa che avviene chissà quando, immediatamente come noi ci accostiamo al Signore ed Egli opera per noi e lo Spirito Suo interviene nella nostra vita, immediatamente noi cominciamo a camminare per le vie di Dio. Ma poi bisogna continuare a camminare. Signore aiutaci, che non ci sia nessuno che rimane con l'acqua alle calcagna, che è l'acqua che bagna solo la pianta del piede. Molti cristiani sono così, mettono il piede, si bagnano, ma poi non vanno avanti, rimangono su quello che una volta era chiamato il bagnasciuga. Non sanno andare avanti, mentre nella vita cristiana bisogna continuare a camminare. E allora camminando noi scopriamo prima di tutto qualcosa di molto bello, perché scopriamo che andando avanti l'acqua arriva alle ginocchia. Che vuol dire? Andando avanti scopriamo che lo Spirito Santo ci aiuta nella nostra vita di preghiera. L'hai scoperto? Or noi non sappiamo come pregare, ma lo Spirito stesso interviene in noi con sospiri ineffabili e gloriosi.
Quella è la preghiera, eh? Non è un insieme di parole tanto belle, tanto ricercate, tanto grammaticalmente perfette. C'è della gente che si preoccupa di queste cose, Dio no. La preghiera vera è una preghiera che è il rapporto con Dio e lo Spirito del Signore viene e ci istruisce nella preghiera. Ti è capitato? Ti è capitato? Come fa lo Spirito del Signore a istruirci alla preghiera? Come fa quest'acqua preziosa ad arrivare alle nostre ginocchia? Chissà quante volte abbiamo detto, c'è questo caso, c'ho questo problema, voglio andare in preghiera e pregare. Sei andato in preghiera e mentre sei lì, completamente hai dimenticato la ragione per la quale eri andato, perché lo Spirito Santo ti ha suggerito qualcosa, e dopo che ti ha suggerito la prima cosa, ti ha suggerito la seconda cosa, ti ha suggerito la terza cosa, perché tu avevi in mente qualcosa che tu conoscevi, mentre lo Spirito di Dio ti stava chiamando alla preghiera per qualcosa che lui conosceva, per il bisogno di altri. Oh Signore, vieni e aiutaci a inondare le nostre ginocchia in maniera che la nostra preghiera sia una preghiera per lo Spirito Santo. Ma si cammina ancora. Sono quelli che si fermano alla pianta del piede, sono quelli che si fermano alle ginocchia, ed è bello, ma non basta. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone che pregano tanto, ma la loro vita non corrisponde a quello che il Signore dice. E allora la loro preghiera diventa qualcosa di stereotipato, di formale. Oh, sono pronti a dirvi, sai, io prego tante ore al giorno. E noi diciamo, beati voi. Ma se la preghiera non riesce a trasformare il tuo carattere, ad operare nella tua vita, se la preghiera non riesce a operare per trasformare e guidare i tuoi passi, vuol dire che ti sei fermato. Fai 500 metri di più col Signore e l'acqua ti arriverà ai fianchi, e quando l'acqua ti è arrivata ai fianchi, allora l'acqua riuscirà a influenzare la tua vita e il tuo carattere. Devi muoverti, puoi muoverti, hai modo di agire ancora, ma in realtà l'acqua ti condiziona. Però è un passo molto bello, ne parlavamo stamane della nuova natura e la vecchia natura. Purtroppo la vecchia natura rimane con noi, ma la nuova natura, se noi la facciamo crescere, riesce a influenzare la nostra vita. È importante questo terzo incontro col Signore per permettere che lo Spirito di Dio, la presenza di Dio, la guida di Dio riescano a influenzare la nostra vita. Come è influenzata la nostra vita? Sono cristiani che non hanno ancora capito che la vita in Cristo è una vita di un rapporto personale con Lui. E in questo rapporto personale lo Spirito del Signore ha un punto veramente importante, riesce a influenzarci. Noi dobbiamo solo arrenderci, lo Spirito Santo ci guida, ma noi dobbiamo solo arrenderci. Signore, aiutaci a fare questo terzo 500 metri con te. Ma ancora si può andare avanti. Qualcuno dice, ma come si fa ad avere la pienezza dello Spirito? Non lo saprai mai se hai o non hai la pienezza dello Spirito, perché il momento che noi sapessimo di avere la pienezza dello Spirito,
diventeremmo tanto orgogliosi e superbi che Dio non potrebbe più operare per noi. Questa è stata la fine di tanti uomini che sono stati usati da Dio nel passato. Ma la pienezza dello Spirito è una realtà. Al punto che l'acqua è tanta che tu non puoi traversarla da te, ma l'acqua ti condiziona e tu devi traversarla a nuoto. In altre parole, arrivare fino al punto che lo Spirito di Dio riesce a controllare la nostra vita, e controllare la nostra vita vuol dire ricevere abbondanza di grazia, di gioia, di guida, di forza, di serenità. Vuol dire arrivare al punto di essere sempre in comunione col Signore. L'avete visto la gente che va a nuoto? Quando esce fuori è completamente bagnata. Perché a modo suo, quando uno va a nuotare nell'acqua, fa un battesimo. Un battesimo è un'immersione. I veri battesimi di Spirito Santo avvengono quando per la prima volta lo Spirito di Dio riesce a controllare la tua vita totalmente, la mia vita totalmente, al punto che neanche io riesco più ad esprimermi con le mie parole, ma devo permettere allo Spirito Santo di manifestare la sua parola, parlando in altre lingue come lo Spirito dà di ragionare. Ma questo è il massimo. Oh Signore, stasera aiutaci a fare gli ultimi 500 metri con te. Ma questo fiume santo è importante non soltanto per queste manifestazioni bellissime, è importante per degli effetti generalizzati. Quali sono questi effetti salutari di questo fiume santo? Dovunque, abbiamo letto, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Il fatto che Dio abbia chiamato te e me e ci abbia riempito della sua gioia, ci abbia dato del suo spirito, ci abbia dato la possibilità di adorarlo in spirito e verità, di pregare, di conoscere la sua parola, non è un fine a se stesso. Ma Dio ci ha dato questo perché noi possiamo essere un mezzo di benedizione. Il mondo non sa che dovunque il torrente arriva produce la vita. È questo torrente santo che trasforma la landa desolata fino al Mar Morto in una zona fruttifera e verdeggiante. E quando si parla del Mar Morto, forse noi non abbiamo un'idea, ma basta pensare che il Mar Morto è un grande lago salato che si trova nella zona della terra sotto il livello del mare più profondo, dove non c'è vita, dove le acque sono bituminose, dove non c'è vegetazione, dove non ci sono pesci, dove non ci sono creature viventi, e l'acqua è così spessa che le persone galleggiano sull'acqua e non riescono a nuotarci. È una zona desolata. Non c'è vita. Ma quando questo torrente che sgorga dall'altare di Dio arriva fino alle acque del Mar Morto, le trasforma e trasforma quel lago morto in un mare che produce vita, che ha pesce, che riesce a bonificare tutto quanto, fino al punto che le acque straripano da questo Mar Morto e arrivano per un torrente che continua fino al mare Mediterraneo. Questo avverrà quando nel piano di Dio si adempiranno le promesse nel millennio, ma quello che è importante per noi è sapere che questo torrente divino che ci ha raggiunto, o no? Che ci ha raggiunto, alcuni di noi stanno alla pianta del piede, altri stanno alle ginocchia,
altri stanno ai fianchi, forse pochissimi o nessuno ancora riusciamo ad andare a nuoto, ma questo torrente l'abbiamo raggiunto. È il segreto perché il mondo sappia che la soluzione non è da parte degli uomini, ma è da parte di Dio. L'unica soluzione è Dio, e l'unica soluzione è che questo torrente santo riesca a raggiungere quanti hanno bisogno di vita. E il mondo ha bisogno di vita. La gente non sta vivendo, esiste. Il mondo intorno a noi è composto di gente che esiste, ma non di gente che vive. Ma noi abbiamo ricevuto la vita di Cristo. Dio in Cristo ci ha dato la vita eterna, e questa vita è una vita esuberante. Se è la vita di Dio, è una vita esuberante. Non è una fonte intermittente come quello che è ancora oggi la sorgente che è sotto il Tempio di Gerusalemme, ma è un fiume abbondante che ingrossa le acque di tutti i fiumi, che riesce a straripare e che dovunque arriva produce vita, produce prosperità, produce abbondanza, produce cibo, produce cure. E il testo sarebbe bellissimo, ma in tutto il testo che abbiamo letto c'è un'unica variante che ci deve far pensare stasera, è al verso 11. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sangue. È mai possibile? Un immenso fiume, potente, abbondante, che riesce a scendere dal trono di Dio a Gerusalemme e che attraversa il deserto, che riesce a bonificare il deserto, che riesce a bonificare il Mar Morto, che riesce a superare il Mar Morto e a fare un fiume che arrivi fino al Mediterraneo, è mai possibile che esistono paludi e lagune che ne rimangono fuori? Eh sì, questa è la parte triste della storia, che viene a dirci una grande realtà, che Dio nel suo grande amore ha provveduto tutto in Cristo Gesù, ha provveduto il perdono dei peccati, ha provveduto la benedizione, ha provveduto la guarigione, ha provveduto il battesimo dello Spirito Santo, ha provveduto i doni dello Spirito, ha provveduto il frutto dello Spirito, ha provveduto la grandezza dei tesori del cielo a disposizione nostra. Ma da parte nostra ci deve essere la possibilità di far arrivare la presenza di Dio fino a noi. Queste paludi e queste lagune sono rimaste chiuse in loro stessi, non hanno permesso alle acque vive della gloria di arrivare fino a loro, e sono rimaste lagune e paludi che non saranno rese sane. Non perché il torrente santo non scorre, ma perché hanno messo un ostacolo a quel torrente santo. Credo che tutti noi abbiamo già capito la lezione, e la lezione per noi è proprio questa: non mettere ostacoli alla presenza di Dio. La salvezza, la benedizione, la potenza dello Spirito Santo procedono tutte dalla fonte inesauribile e dalla sorgente eterna che viene dall'altare di Dio, dal Calvario, dalla croce, dove Gesù ha sparso il suo sangue e per il lavacro delle anime nostre. È solo per mezzo di Gesù che abbiamo tutte queste benedizioni. Nessuno si illuda.
ma è solo per Gesù che noi possiamo ottenere ogni benedizione, salvezza, perdono, guarigione, battesimo dello Spirito Santo, certezza della vita eterna. L'altra lezione è che bisogna continuare ad immergersi, non fermarti ai primi 500 metri, segui lo Spirito di Dio, lascia che l'acqua ti arrivi alle ginocchia, impariamo a pregare per lo Spirito Santo, lasciamo che l'acqua ci arrivi ai fianchi, impariamo che la presenza di Dio riesca a influenzarci, lasciamo che l'acqua arrivi fino al punto che noi dobbiamo essere controllati dall'acqua stessa per ricevere una pienezza che rimane con noi sempre. Le esperienze cristiane sono progressive e nessuno di noi si fermi a mezza strada. L'altro pericolo è gli ostacoli. È possibile. Dio nel suo amore ci offre tutto gratuitamente in Cristo e noi poniamo i nostri ostacoli. Non sarai mai salvato. Non sarai mai benedetto, non sarai mai liberato, non sarai mai guarito se tu non sei disposto a dire: Signore, arriva con il torrente santo della tua presenza e vieni e risana l'anima mia, vieni e raggiungimi con la tua potenza, vieni e raggiungimi con la tua presenza, vieni e raggiungimi con la tua benedizione. E la presenza dello Spirito di Dio, infine, produrrà vita in noi e per gli altri. Produrrà prosperità. Che tipo di prosperità? Simile alla prosperità dell'albero che è presso i ruscelli d'acqua del Salmo 1? E simile alla prosperità degli alberi che troviamo nell'ultimo capitolo della Bibbia? Alberi fruttiferi. I cristiani portano frutto. I cristiani portano frutto. Alberi che hanno le foglie che non appassiscono, cioè non sono dei cristiani stagionali. Ci sono dei cristiani che passano attraverso l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno, ma invece bisogna essere sempre verdi. È inverno, è primavera, è estate, è autunno. Il cristiano è un albero sempre verde perché il torrente santo lo raggiunge sempre. E poi ogni mese faranno dei frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario, cioè la vita cristiana è una vita progressiva, ci sono diversi aspetti della vita cristiana, ma la presenza dello Spirito di Dio ci dà la grazia di portare frutto in diversi aspetti della vita cristiana. Il cristiano non è uno specialista di una determinata qualità di ministerio e non c'ha un dono soltanto per risolvere un certo problema, ma Dio, per lo Spirito suo, ti dà nuove possibilità di fare il bene continuamente, mese dopo mese, anno dopo anno, perché possa il tuo frutto essere non solo permanente, ma un frutto che riesce a beneficare tanti. E quel frutto servirà di cibo. È importante sapere. Non dice che le foglie serviranno di cibo, ma il frutto servirà di cibo e le foglie di medicamento. Le tue parole, la tua testimonianza potranno in qualche modo placare gli animi, perché Dio userà te per la sua parola, perché
quella parola riesca ad acchetare gli animi, perché Dio fa così prima con la gente. Poi però è la tua testimonianza vera, è la tua vita trasformata dalla potenza di Dio che riuscirà a condurre le anime sulla via della retta strada, perché Dio ci chiama così a testimoniare. Signore, stasera raggiungici col fiume, col torrente santo della tua presenza. E ognuno di noi, secondo la propria esperienza, faccia i suoi 500 metri stasera. Signore, vieni e misurami 500 metri. Dove mi trovo? C'ho l'acqua alle calcagna. Signore, voglio stasera arrivare alle ginocchia. Mi trovo alle ginocchia, Signore, stasera voglio che arrivare ai fianchi. Mi trovo ai fianchi, Signore, voglio arrivare al nuoto. Cioè, Signore, io voglio camminare avanti con te, perché dove arriva il torrente della tua presenza, lì c'è vita, c'è prosperità, c'è gloria, c'è gioia. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Vivevo nel male, nell'errore, anche giorni nelle cose, e tempo via con l'amore, al Padre mi riconcilio. Grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.